Ma ciao a tutti, chi si risente? Come stiamo andando? Sapete, la scuola può essere un momento davvero difficile nella vita di una persona. Alcuni vengono trattati male da quelli che ritenevano amici, altri senza alcun motivo vengono esclusi. Altri bambini o adolescenti vengono anche presi in giro perfino dai professori o dai maestri. Ma non dovevano essere proprio loro ad aiutare e proteggere chi davvero ne aveva bisogno? Non dovevano essere loro a insegnare cos'è giusto e cos'è sbagliato? Oggi andremo a vedere una piccola bambina di 8 anni che è stata messa letteralmente in detenzione, in una specie di gabbia come punizione per aver fatto qualcosa di sbagliato a parere della scuola, che però chiunque altro avrebbe ritenuto giustissimo. Volete capire meglio e imparare qualcosa? Allora assolutamente rimanete qua fino alla fine. Cominciamo! Ogni bambino o bambina merita di avere una vita libera e serena, senza tormenti inutili. A età giovani bisogna rimanere spensierati in modo da avere la mente per studiare e impegnarsi, imparando cos'è bene e cos'è male. Ma sfortunatamente alcuni bambini subiscono dei traumi che rischiano anche di rovinarli mentalmente per anni, se non per sempre. Non è affatto uno scherzo, i genitori e gli insegnanti non devono scherzare con l'educazione. Potrebbero sconvolgere figli e alunni per sempre, senza nemmeno accorgersene. Se non credete alle mie parole, eccovi la storia di Connie e sua figlia Allegra, di soli 8 anni. Era una normalissima giornata di lavoro. Connie Ramstead ha ricevuto una chiamata un po' inaspettata. Il numero era chiaramente quello della scuola, visto che lo aveva salvato in rubrica, ma non pensava minimamente a quello che le avevano detto in quel momento. La preside l'ha informata del comportamento di Allegra, sua figlia, molto irrispettoso verso gli altri alunni della sua stessa età. Per questo motivo la maestra era stata costretta a metterla in punizione. Ma perché? La notizia è stata scioccante per Connie. Allegra è sempre stata una bravissima bambina, con ottimi voti e un comportamento esemplare anche a casa. Faceva a volte i capricci, come ogni altra bambina normale, ma non cose troppo estreme. Per un po' è stata molto arrabbiata con sua figlia prima di andare a vedere la situazione, ma poi aveva capito che qualcosa non andava. La punizione in una scuola elementare era una cosa strana. Di solito si rimane a scuola dopo l'orario o comunque si dà una piccola nota e niente di più. O la maggior parte delle volte si cerca di spiegare l'errore alla bambina o il bambino e si aspetta fino all'arrivo di un genitore, senza dover per forza chiamare in quel modo al cellulare, a meno che non fosse una cosa di estrema importanza, vitale. Quindi Connie pensava avrebbe trovato sua figlia in classe in un angolo da sola o nell'ufficio del preside, ma la realtà era molto diversa. Dopo la chiamata e dopo aver finito di lavorare è andata alla Rock Ridge Elementary School, dove studiava appunto Allegra. Andava molto di fretta, era troppo in ansia per questa situazione, quasi senza senso, e in effetti faceva bene. La maestra incaricata in quel momento ha accompagnato Connie nella stanza dove era segregata letteralmente la figlia. In quella stanza c'era una piccola gabbia, 1 metro per 2 forse, e lei era dentro, che piangeva e tremava dalla paura. Esatto, manco fosse una detenuta, l'avevano rinchiusa in una specie di prigione. All'arrivo della madre la bambina aveva gli occhi gonfi e i capelli tutti in disordine, per quanto si era agitata e lamentata. Come diavolo si fa a compiere atti simili, aveva pensato Connie. Ma la storia non finisce qua. Anche dopo essere stata liberata ed essersi stretta forte tra le braccia della madre, i segni del trauma erano forti e continuava a piangere sempre di più. Connie decise così di creare un piccolo gruppo di protesta e parlare ai giornali locali. La scuola, ormai sulla bocca di tutti, aveva cominciato a dare spiegazioni. A quanto pare, Allegra, in modo molto cattivo, stava discutendo con un bambino, ma non avevano spiegato per bene tutto quanto. Quel bambino stava prendendo in giro una sua amica e forse anche lei. Così ha deciso di alzarsi e dirgli di smetterla perché non era giusto ciò che faceva. Capite, si è semplicemente difesa e ha anche provato a proteggere la sua amica. Ma la maestra tutto ciò non lo aveva minimamente notato e ha dato tutta la colpa alla bambina per aver urlato in mezzo alla classe. Dopo varie indagini si è riusciti a capire meglio la situazione. Questo studente con cui se l'era presa Connie era un bambino abbastanza problematico, che veniva ignorato qualunque azione scorretta facesse. Le maestre e i maestri non lo punivano quasi mai, e se la prendeva spesso e volentieri con Allegra, che non ha mai reagito fino a quel momento. Quindi, ha trovato il coraggio per difendersi da sola e non sottostare a certe cose, ma il prezzo da pagare a quanto pare è stato molto alto. Visto che le maestre non l'ascoltavano mai, Allegra pensava che anche l'aiuto della madre sarebbe stato del tutto inutile, perdendo completamente la fiducia negli adulti. Ma non soltanto ciò. Dopo essere tornata a casa era ancora traumatizzata
Il giorno dopo le era venuta una febbre altissima durata 3, forse 4 giorni. Si rifiutava categoricamente di andare in quella scuola e non aveva nemmeno voglia di uscire dalla sua stanza, per paura di ritrovarsi di nuovo in una gabbia. Connie non sapeva quanto tempo questa situazione sarebbe durata e quindi decise di portare in un'aula di tribunale la scuola insieme all'appoggio del marito e di molte altre madri. Un avvocato ha deciso di accettare subito la causa. La scuola ha violato i diritti dei bambini e ignorato il volere dei genitori, portando a questa situazione. E chissà quante altre cose hanno fatto e quanti altri bambini hanno traumatizzato. Tutto questo speriamo abbia insegnato qualcosa anche ad altre scuole e altri educatori, in modo da capire meglio quanto grave fosse il problema e lo è tutt'oggi. Oltre ai bulli, non è giusto vedere uno studente oppresso anche dagli insegnanti. E non è giusto utilizzare punizioni del genere. Quando si è bambini la mente è fragile e rischia di sgretolarsi e traumatizzarsi alla minima cosa. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto e vi abbia informato su qualcosa. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.